up guys, ciao a tutti e a tutte, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Claudia e oggi vi porto con me in una specie di vlog restauro, se così possiamo dire. Questi capelli mi hanno letteralmente rotto, non ne posso più di vedere questi ciuffi biondi, la ricrescita, la lunghezza che non ha senso, voglio accorciarli e fare qualcosina, insomma, che non vi svelo, vedrete dopo. E in più è da un po' che valutavo l'idea di farmi due buchi alle orecchie, cioè uno per parte, più in alto perché io adesso ho i dilatatori e vorrei farlo qui, da un lato, dall'altro appunto, per poter finalmente tornare ad indossare anche gli orecchini normali, perché ce ne sono comunque tanti che mi piacciono e che mi dispiace non poter mettere, per quanto io ami i miei lobby ovviamente. Però ecco sì, vorrei pian piano in realtà riempire l'orecchio e metterne anche altri qua, però una cosa alla volta. Mentre Gio vorrebbe farsi il nostril all'orecchio, e dato che... Come ti senti? Bene, mi sento spossato. Ma non capisce cosa vuole fare. Cosa? No, adesso l'ho capito. Sostanzialmente stavamo andando la settimana prossima, però adesso è sabato sera. E che giorno è? Sabato? 28? Boh. 26. 26. E abbiamo detto, boh, ma perché non proviamo a chiederli se sono liberi? Hanno badato i capelli bagnati, ma ho fatto appunto la doccia poco fa. E quindi, boh, vediamo se ce lo possiamo fare adesso, il piercing, mentre per i capelli, se hanno posto, vado lunedì o martedì. Comunque riassumerò il tutto in un vlog unico, perché il tema è, non lo so, un glow up pre-ottobre. Boh, comunque un cambio look, ecco, di sicuro cambio look ci sta. Vi aggiorno, vi porterò con me e così mi farete sapere se vi piacciono queste novità. Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate il pulsantino rosso e lasciate un bel like per vedere altri video inerenti alla nostra vita qui a Lisbona. Da ottobre ci saranno molte novità, cambieremo appartamento e insomma vedrete pian piano. Come scrivo nei miei post di Instagram, vi lascio qua il mio nome se non mi seguite. Il mio ottobre sarà il mio nuovo settembre, quindi vorrei ripartire con le mie vecchie abitudini, con nuove abitudini anzi, con una routine, ecco. Quindi te vedremo, questo era un pre-log, per aggiornarvi insomma, e vediamo se riusciamo a farlo oggi o meno. Un buchetto. Troppo raga, non possiamo filmare qua dentro. Che sfiga. Quindi vi metterò clip random fatte in modo clandestino. Vi perdete quattro bestemmie. Eccolo, che carino, perché zoom. Addirittura zoom. Ora ovviamente ha la pallina perché non può mettere già l'anello. Come ti senti? Bene, bene, mi sento sollevato. Ho pianto come una bambina. No, poco male, cioè ha detto male, è giusto però. Come me l'aspettavo, cioè. Bene, bene. Giusto. Uno è andato. Ok ragazzi, non si vede un beato picchio, però dobbiamo scappare a cena con il nostro coinquilino, quindi vi faccio vedere tutto meglio alla luce domani. Comunque poco male, sono bellissimi, sono super contenta. Vi aggiorno. Buongiorno, è la mattina del 29 settembre. Sì, è martedì mattina, insomma, stiamo andando verso parrucchiere finalmente. E niente, quindi dite addio a questi schifo di capelli osceni. E non ho avuto tempo di aggiornarvi anche sui piercing, quindi poi farò un video a parte, era solo per farvi vedere per l'ultima volta questa oscenità, prima e dopo. Ciao, dopo. Prima ovviamente andiamo a fare colazione, che stiamo morendo, infatti lo si può dedurre dalla faccia di Gio. Molto stanca e felice. Thank you.
Ed eccoci qui, con i capelli finiti. In realtà ho già fatto qualche ripresa giù prima, sicuramente, però ve li rimostro. Mi piacciono un sacco. Subito ho detto, boh, sembro un bubblegum, un evidenziatore, troppo fucsia, non lo so. Però in realtà ci stanno, mi piacciono, poi tanto scaricano col tempo, faccio sempre ora a farli più scuri, però devo dire che ci stanno. Il taglio è come lo volevo, pari, corto, short bob, insomma. E devo dire che sono state davvero brave le ragazze, mi è piaciuto molto quel posto, prezzi super onesti. C'erano anche due ragazze italiane che facevano uno stage, la signora che mi ha seguita è stata gentilissima, quindi in generale approvato. E gli orecchini fatti l'altro giorno di cui vi parlavo stanno bene, sono uno e due, ovviamente adesso ho quelli classici, però fra un mese e mezzo potrò cambiarli. Anche lì sono state, la ragazza che mi ha seguito, Claudia tra l'altro, è stata bravissima e a Joe ha fatto il nostril, qua al naso, a me ha fatto questi due in pochissimo, fatti da Dio, prezzi onesti e niente, quindi approvati questi look, questi cambiamenti qui a Lisbona, super approvati, mi piacciono. Ci tenevo appunto a portarvi con me, a farvi vedere un po' questo change, questo cambio look, anche se penso che avrò già postato delle foto, dei TikTok o quant'altro su Instagram, ovviamente. Comunque cercherò di fare questo video il prima possibile, non come il vlog di Estoril. E niente, fatemi sapere nei commenti se vi piace questo cambio look in generale. Questo rosa, vi dico la verità, mi mancava. Il rosa in generale non l'ho mai fatto sui miei capelli e quindi sono contenta. Niente, se anche voi avete fatto qualche cambio look per l'arrivo dell'autunno fatemelo sapere o mandatemi anche le foto su Instagram, sono curiosa. Buon inizio tutto, buon inizio ottobre, siamo carichi, dai, attiviamoci, cerchiamo di fare più cose, io ci spero perché ho una lista piena di obiettivi e soprattutto voglio avere una routine e essere più produttiva in generale, quindi dai, spero di farcela, motiviamoci a vicenda, quindi questo vuol dire anche postare più video. Speriamo, dai. Quindi niente, alla prossima e ciao ciao!